Sì, aspettando 7 giorni con l'animo sospeso. Ma insomma, si può sapere che succede? Ecco, ecco, io... Dottor Rover, spiegateglielo voi. Vedete, Tony, tutto il tempo che siete stato lontano, le persone che vi amano e che vi stimano, io primo fra queste, si sono preoccupate solo del vostro bene. E... Avanti, parlate, signor Roberts, mi è stato cuocendo la carne a fuoco lento. Bene, dopo tutto quello che è successo, non sapendo, non potendo prevedere quanto sarebbe stata lunga la vostra assenza, sono stato io il primo ad approvare, anzi, a consigliare la signorina di cedere il bar. Gloria ha fatto un buon affare, dovete essere il primo a rallegrarvene. È stata una fortuna per lei. Una fortuna. Le do 20.000 dollari. Ma che sono 20.000 dollari contro il fatto di non... E io che già pensavo di... cenare qua come tutte le sere. Io che ho preso un aeroplano tutto per me, per non tardare un minuto. Ci siete riusciti finalmente, eh? Naturalmente. Voi avete sempre un diritto, ma non vi consiglierei. Di oppormi? E perché? E perché mi dovrei opporre? È lei che se n'è andata. È lei che se n'è voluto andare. Skirotas. Skirotas è un inquilino come un altro, che pagherà come gli altri. Meglio degli altri. Alla scadenza dell'affitto riconosco anch'io che ci si dovrà accordare sulla nuova pigione. Sicuro, ci accorderemo. E voi mi pagherete con bei dollari freschi, allegri, fruscianti come la seta. Faremo denari, Skirotas. Ci arricchiremo. Io con la pigione... E voi col gioco del lotto. Voi mi avete promesso... Che cosa? Che avreste tollerato il gioco se mi avessi dato la prova di pagare le vincite. Sì, come l'avete pagato sempre. Ecco, io posso dimostrare... E che me ne importa adesso? Tony! Mi ricordo che proprio il giorno del vostro arresto io vi dissi che vi avrei provato di aver pagato una quaterna. Una quaterna, capite? Non un terno o un ambo. Il dottor Roberts qui... può testimoniarlo. Ah, sì, sì, ricordo benissimo. Avete pagato a un mio cliente una quaterna per 40.000 dollari, mi pare. Ecco, perfettamente. 3 anni o 3 anni e mezzo fa? Vedete, ricordo perfino i numeri. 14, 19, 37, 86. Scusate, chi era questo vostro cliente? Uno di Cincinnati, mi pare. Cincinnati? Sì, Cincinnati, certamente. No, ricordo la città perché quando gli versai i soldi, ricordo gli dissi che poteva ritirarsi a coltivare la terra come Cincinnato. Ah, Cincinnati. Sì, proprio così. Che è lui? Un portafoglio, lo abbiamo trovato lì dietro. Io l'ho trovato. No, signor Tony, io... Siete... È pieno di polvere. Chissà da quanto tempo era lì dietro. Deve essere caduto a Bartolo o a Alfredo. No, no. No, non è caduto a loro.
Datemelo, scusate. Gloria, Tony. No, Gloria, non voglio. No, questo no. La mano si bacia solo al proprio padre. Io so che posso baciarlo. Non dite questo, Gloria. È come una pugnalata al cuore. Se voi sapeste che cosa siete per me. Io so che cosa sono per voi. Che cosa avete fatto per me? Sofferto per me. Non lo dimenticherò mai. Avrò per voi tutto l'affetto, tutto il rispetto che meritate. Era scritto così. È vero, Jack? Sia fatta la volontà del cielo. Avrete tutto quello che desiderate. Oh, Tony. Sì. Io sono Tony. E resterò Tony. Ti starò vicino, questo sì, se non ti dispiacerà. Se non vi dispiacerà. E adesso andate. Andate, io c'ho qualche cosa da definire col signor Skirotas. Con me? Qualche sciocchezza, voglio vedere i dettagli del contratto. Barton. E pure voi, Roberts, per favore, accompagnatela. Se avete bisogno di me per discutere... No, grazie. Ci metteremo d'accordo in 448. È vero, Skirotas? Andatevi, vi raggiungerò fra pochi minuti. Fate presto, vi aspettiamo. Voi là, andatevene. Ma andatevene! Del portafoglio ne parleremo dopo. Bene. Presto! Fermo! Cosa vorreste fare? Voglio vedere se devi morire o campare. E lo vedrò qua, oi? Nel portafoglio del povero Giovanni Bianchi. John White, il mio povero amico assassinato a tradimento. E cosa c'entra quel portafoglio? C'entra perché la prima cosa che ho visto poco fa quando l'ho aperto è stato uno dei due biglietti del lotto. Oi? Eccole qua, oi? La quaderna che hai pagato tramite il notaio. 14, 19, 37, 86.
Sono i numeri che il povero Giovanni giocava da 6 anni. No! Puntualmente ogni settimana al tuo schifoso banco. Per arricchire te. Ehi, giocata del 18 agosto 1931. Ecco perché Giovanni Bianchi è stato steso a terra da una revolverata. Ed ecco perché Stefanopoulos ha fatto la stessa fila, perché sapeva, e te l'avrà detto che sapeva. Quando arrivai vicino al povero Giovanni, ferito a morte, lo sentivi parlare di un portafoglio. Disse 2 o 3 parole confuse. Io mi credette che gliel'avevano rubata. Mentre invece stavo qua, oi. Qua, va dar 30 in mano a me, finalmente. Vada! Se ti muovi, che fai? Che fai? Tu sei buono solamente a sparare alle spalle e andare per le case degli altri a nascondere rivoltelle insieme a quell'altra carogna.